Buongiorno, allora oggi eccomi con la mia My Productive Morning Routine. Ovviamente parte tutto dalla sera prima, io cerco sempre di coricarmi comunque ad un orario decente, anche se vabbè, questo video è stato registrato più di una settimana fa e quindi diciamo che ancora non avevo così tanti problemi con il sonno, adesso con il cambio dell'ora purtroppo ne sto accusando un sacco. Cerco di impostare la sveglia per le 6:30, 6, 6:30, massimo 7 circa. Come avete visto, la mattina mi sono svegliata comunque alle 6:30. Ovviamente tappa bagno immancabile, cerco di rendermi decente, mi lavo la faccia, cerco di levarmi subito il pigiama e colazione. La sera prima avevo fatto le brioche praticamente con la sfoglia e quindi mi sono mangiata quelle. Immancabile la mattina, cerco sempre di cambiare l'acqua al mio avocado. A dir la verità ne abbiamo un altro perché mio papà ha deciso di piantarne un altro. Qui mi stavo facendo il caffè con la moka, anche se di solito utilizzo la macchinetta, solo che avevo finito le cialde praticamente per la mia macchinetta. Ho la lavazza a modo mio e quindi ho detto vabbè, fa niente. Vado giù di moka che va bene lo stesso. Generalmente la mattina non è che sia una chiacchierona, cioè adesso ultimamente comunque col fatto che faccio bene o male colazione quasi sempre con i miei, dipende ovviamente perché abbiamo orari diversi, chiacchiero con mia mamma o mio papà oppure mi faccio semplicemente gli affari miei. Devo dire che era molto buona quella brioche. Nel frattempo il caffè era pronto. Ovviamente io rifaccio sempre il letto, sapete che sono un po' ossessionata da questa cosa, anche perché il fatto di non rifare il letto, di lasciarlo lì, poi contate che non è che abbia la camera grande, se non lo riordino mi dà troppo fastidio. E ovviamente la mattina, come ogni mattina, compilo il mio My 5 Minutes Journal di Mimi Icon e Alex Icon. È stupendo questo, insomma, questa specie di agenda, davvero penso che sia stato uno dei miei best acquisti del 2020. Ovviamente mi intrattengo un po' con voi. Su Instagram, quindi ne approfitto magari per fare qualche storia, per rispondere a qualche messaggio, per vedere i commenti sotto all'interno dei video e ovviamente ne approfitto anche per guardare un po' le news, insomma. Poi vabbè, c'ho questa brutta abitudine di guardare i contagi, i morti, i recovered, insomma, da Covid. Buongiorno, niente, questo è l'outfit del giorno. Io ho già fatto tutte le mie cose, insomma, e volevo fare una sorta di productive morning routine oggi che è lunedì 23. Ragazze, allora mi sono truccata un pochettino, ovvero solo occhi e labbra. Al primo giorno del livello. Thank you.
Ovviamente io utilizzo sempre questo planner, questo qui, che vabbè, questo qui viene da Budapest, però è di Tiger. E poi la mia agenda in mano, faccio sempre i miei programmi, insomma. E niente, quindi adesso inizio a studiare. Io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile di ispirazione. Non vuol dire che perché siamo a casa, allora uno non debba continuare le proprie abitudini. Io sono comunque abituata a svegliarmi presto. Diciamo che di solito quando sono in tirocinio mi alzo alle 5, a prescindere un po' da tutto, anche le distanze, eccetera. Però generalmente comunque appunto sono una che si alza alle 6, 6 e mezza, giù di lì. Magari appunto la sveglia alle 6, ma mi alzo alle 6 e mezza. E devo essere sincera, la sera prima avevo messo appunto, insomma, la sveglia, ero a letto già da mo', ma ho fatto una fatica boia a dormire. E infatti spero che insomma oggi vada un po' meglio, perché purtroppo sto avendo un po' di difficoltà, insomma, a prendere sonno. E secondo me è questo perché io non scarico totalmente le mie energie, quindi di conseguenza mi ritrovo che la notte sono ancora sveglia anche se è tardi, o comunque cioè, mi giro e mi rigiro nel letto. Alla fine comunque ce l'ho fatta a svegliarmi presto. Volevo farmi i boccoli stamattina, ma niente. Lo faccio domani. E niente, vi mando una buona giornata e a presto. Grazie.